Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Call of Duty Modern Warfare. Oggi vi porto un video in cui vado a mostrare le mie classi di Warzone, le classi che utilizzo abitualmente, spiegandovi chiaramente anche in quali circostanze le utilizzo. Ci tengo subito a dire che sono classi soggettive, sono classi che piacciono a me, possono non piacervi, non sono le classi migliori del mondo, sono le mie, basta, quelle che uso io. Non perdiamo però tempo, partiamo da questa classe, la classe con l'M4. Questa è la classe che utilizzo fondamentalmente più spesso, che mi avete visto utilizzare tante volte, anche se in realtà questa è un po' modificata. Diciamo che i perk li troverete praticamente uguali in ogni classe. Troviamo un sangue freddo, a parer mio molto utile, perché chiaramente ti rende invisibile ai termici, che su Warzone sono veramente OP, visto che ti permettono di spottare la gente da chilometri. E chiaramente essere spottato da lontano non è proprio il top, soprattutto in circostanze in cui magari un nemico è camperato su un tetto con un termico, ti vuoi riparare dietro un albero, dietro un cespuglio eccetera. Se non hai sangue freddo ti spotterà sempre, quindi secondo me è veramente fondamentale. Come secondo perk abbiamo fantasma, e anche questo secondo me è fondamentale, visto che tutti utilizzano le UAV, tutti utilizzano il sensore di battito cardiaco, insomma sei spottabile continuamente all'interno di Warzone, quindi se non usi fantasma sei veramente un bersaglio stra facile. È una cosa che torna utile soprattutto in endgame, o comunque quando magari ti muovi in zone aperte, visto che sono le situazioni in cui sei più esposto, quindi assolutamente fondamentale. E poi tracciante, perché che utilizzo proprio dal day one, vitale, ti permette di vedere le impronte dei nemici a terra, le impronte fresche, quelle appunto dei nemici che sono appena passati. È veramente utile perché ti permette di non venire ucciso in quelle situazioni in cui magari stai inseguendo qualcuno dentro un edificio. Siccome gli edifici sono pieni di stanze, angoli oscuri eccetera, ci vuole un attimo che uno prenda, magari si infili in una stanzina, tu magari mentre lo insegui passi da essere l'inseguitore a essere quello inseguito, perché magari appunto lo perdi di vista, lui ti sente, ti vede, magari ti frega. Con tracciante questa cosa non può succedere, cioè vedi le impronte, se hai puntato uno che è ferito lo ammazzerai sicuro, perché non perderai mai le sue tracce, visto che vedrai appunto le impronte. E a parte queste situazioni, ti permette comunque anche a volte di spottare dei nemici che si trovano nel tuo stesso edificio a tua insaputa, quindi magari vedi le impronte e sai che c'è qualcuno vicino a te che magari sta camminando piano piano per non farsi sentire. Questi tre perk secondo me sono i più importanti, li utilizzo praticamente sempre. Passiamo però all'arma, che è la cosa più importante. L'M4 l'ho accessoriato in questo modo. Ora non voglio star qui a spiegarvi il perché di ogni tipo di accessorio, vi do qualche chiarimento riguardo qualche accessorio in particolare. Caricatore da 60 colpi lo utilizzo anche nel multiplayer, ma in Warzone secondo me è veramente utilissimo, visto che la salute è molto alta con le corazze, avere 60 colpi ti permette di fare anche delle doppie, quindi è tipo strautile secondo me. Io l'ho sempre utilizzato e lo utilizzerò sempre, ecco. Con 30 colpi si fa veramente poco, c'è anche quello da 50, potete mettere anche quello se vi va, però io vado per il 60 colpi. Tutte le altre cose sono cose che ho messo per modellare l'arma a mio piacimento, rendendola comunque abbastanza rapida e abbastanza precisa. Recentemente ho aggiunto anche questo reflex, che prima non c'era. È utile perché comunque mi dà più visibilità. Mi sono reso conto che in certe circostanze avevo poca visibilità col mirino metallico e ho voluto optare per questo piccolo mirino, che non è niente di che, però mi permette di avere un po' più di visibilità. Quindi questo è il mio M4, è una classe che utilizzo quando voglio giocare in maniera esplosiva, in maniera rapida e aggressiva, ok? Quindi è una classe da riservare a quelle occasioni, se volete pushare, almeno io la uso così. Come letale ho messo una Molotov, che è veramente figa perché ti permette di bruciare più persone, bloccare certi passaggi, è utilizzabile in diverse circostanze. Magari cioè ti stanno pushando dei nemici, la spammi in un ingresso e sai per certo che da quel punto non passeranno per qualche secondo, perché la cosa continuerà a bruciare e avrai quindi magari del tempo per curarti, per recuperare magari la vita. Insomma, non è una semplice letale che ferisce, è una letale che ti permette di fare diverse giocate, ecco. Può essere utilizzabile in molteplici situazioni. Come tattico, sensore di battito cardiaco, che utilizzo in tutte le classi, utilissimo perché comunque ti permette di avere una sorta di UAV continuo, cioè quando devi entrare in un edificio dai una pingatina e vedi se c'è qualcuno dentro. Ovviamente se hanno fantasma non vengono rilevati, però comunque è un'informazione utile, ecco, meglio di nulla, dico sempre io. Cioè alla fine se giochi in trio è improbabile che tutti e tre abbiano fantasma, quindi almeno uno te lo pinga, e comunque anche se non te ne pinga nessuno, diciamo che è sempre un aiuto in più, mettiamola così. Molto spesso ti salva la vita, anzi diciamo quasi sempre. Quindi questa era la classe con l'M4, vi mostrerò la classe con il FAL. Non ho niente da dirvi di particolare, visto che vabbè, a parte che è identica all'altra, vi mostro semplicemente gli accessori. È una classe che utilizzo un po' per trollare, mettiamola così, cioè non è un'arma che utilizzo abitualmente, ok? Cioè quando magari voglio cazzeggiare un pochettino la metto, è molto forte, però è sicuramente un'arma che non ti dà tutta quella sicurezza come te la può dare un M4 o altre classi che vedremo più avanti. La si utilizza principalmente per cazzeggiare, mettiamola così. Passiamo ora all'M13, questa è una classe che vi voglio consigliare veramente tanto, e tra l'altro non vi ho ancora parlato delle secondarie, nelle altre classi c'era, avevo una Deagle, qua un Javelin che può essere utilizzato chiaramente per ammazzare nemici
sui tetti, eccetera. Ma non ve ne ho parlato delle secondarie, non ve l'ho nemmeno mostrate, perché di base io raccolgo sempre subito un'altra arma da terra. Non uso mai la pistola come secondaria. Prendo la prima arma che trovo a terra, così ho due primarie. Fate anche voi questa cosa qua, perché giocare con la Deagle come secondaria è inutile. In questo caso c'è un Javelin che, ripeto, può essere utilizzato per ammazzare la gente che magari camperà sui tetti, ecco. Anche se in realtà, anche in questo caso lo sostituisco sempre subito, quindi è un po' inutile. Però, se volete, se c'è un nemico camperato su un tetto, voi prendete di mira con il Javelin, gli arriva il missile in testa e rip proprio. Comunque, parliamo delle M13. Vi faccio vedere subito gli accessori, così potete copiarli. Questa è una classe molto, molto affidabile. È la classe più affidabile che ho. La utilizzo quando magari non mi sento molto in vena di aggredire e voglio giocare un po' più safe. È una classe veramente fantastica, per il mio, perché ha la sicurezza dei 60 colpi, ha un bel mirino bello tozzo, però non troppo tozzo, ok? Cioè, un mirino comunque che mi dà una bella, bella visibilità, però non è troppo grande e non zooma troppo, insomma. È una giusta via di mezzo. Ma la cosa più figa di quest'arma, di questa classe, è che le mettere, dice, praticamente non rincula. Quindi è una classe super, super facile da utilizzare. Cioè, quando voglio giocare in maniera tranquilla, io mi metto questo M13 accessoriato così e so già che manderò al segno la maggior parte dei colpi. Posso challengeare chiunque da ogni distanza. Tutti i colpi vanno praticamente a segno perché l'arma non si alza. In più ho 60 colpi nel caricatore, quindi è proprio super easy, veramente. Cioè, è la classica classe che utilizzo quando voglio giocare in maniera tranquilla, rilassata e non voglio essere troppo aggressivo. È molto affidabile, la più affidabile in assoluto sotto ogni punto di vista, anche perché comunque è forte come arma. Non è come l'M4 per il mio, però è forte. Ve la consiglio assolutamente se magari siete alle prime armi e non avete un'arma facile da utilizzare e non trovate magari nulla con cui sentirvi a vostro agio. Questa secondo me è l'arma più confortevole in assoluto. Passiamo ora all'Oden. Anche questa, la classe è tutto uguale. È un'arma che uso sempre, diciamo, per cazzeggiare, un po' come il Fall. E ovviamente, cioè, sia il Fall che questa le uso per cazzeggiare, ma sono comunque molto molto vortici, cioè non ve le sto mostrando a caso. E sono valide, molto molto valide, però fanno parte di quella categoria di armi che non utilizzo mai quando voglio giocare seriamente, ok? Se sto chillando e voglio mettermi comunque un'arma forte, mi metto magari una di queste due qua. In questo caso l'Oden è tipo il Fall, ammazza veramente in pochissimi colpi, veramente pochi, però spara stralento, quindi diciamo che non è proprio super versatile, da vicino è un po' problematica, però vi giuro che ha un danno incredibile, quindi butterete giù la gente in un attimo, soprattutto da medie distanze, è veramente una cosa incredibile. Questi sono gli accessori, copiatevela se volete, ovviamente anche in questo caso è soggettiva come roba. Questa è la classe con il Grau invece, è una classe molto strana questa qua, nel senso non sono mai riuscito a identificarla appieno. Innanzitutto vi dico subito che gli accessori me li ha consigliato un mio amico Educoz, e quindi non sono farina del mio sacco, è proprio la sua classe questa qua a livello di accessori. È veramente molto molto forte come arma, è silenziata. Se dovessi farvi un esempio, una sorta di via di mezzo tra la classe dell'M4 e quella dell'M13, con l'aggiunta del silenziatore, quindi quell'aggiunta di sicurezza di non essere spottati quando spari alla gente, ecco. È proprio una bella via di mezzo, è molto forte, non quanto secondo me l'M4, è allo stesso tempo super affidabile perché comunque ha un rinculo veramente bassissimo, ma veramente basso basso basso. È super precisa con questa canna perché ti dà una sorta di mirino metallico sottilissimo, quindi è una visibilità incredibile, ed è molto affidabile, appunto, come può essere un po' anche l'M13, quindi una giusta via di mezzo. Provatela, magari vi trovate benissimo, chi lo sa, magari vi diventa la vostra arma preferita. Personalmente non la uso tantissimo, ok, però riconosco che è assolutamente una classe super valida e ve la consiglio, mi sento proprio di consigliarvela. Per il resto è tutto uguale con le altre cose. Questa è una classe con l'AUG, l'ho provata in realtà un paio di volte, diciamo che non mi fa impazzire, mettiamola così, ok, non mi fa impazzire, diciamo che ce l'ho a caso, ve la faccio vedere se volete provarla, ma non è un'arma che secondo me vale la pena utilizzare su Warzone, ecco. Passiamo ora agli sniper. Ok, devo fare però prima una piccola premessa. Io solitamente quando gioco a Warzone faccio fondamentalmente una cosa: chiamo subito il mio approvvigionamento classe e mi prendo una di queste classi che avete visto, e più avanti nel game ne chiamo assolutamente un altro, oppure ne prendo uno di quelli che ci sono in giro per la mappa e prendo uno sniper. Solitamente lo sniper lo prendo quindi mid game barra fine game, perché è uno di quei momenti del game in cui secondo me si fanno più kill col cecchino, comunque serve averlo perché si gioca un po' più statici, la gente campera molto di più sopra i tetti, poi comunque è utile, è fondamentale avere uno sniper. Quindi solitamente, come vedete, c'è scritto 2, questa è la classe che prendo al secondo giro di cassa. Cosa faccio? Prendo appunto questa classe qua e da terra raccolgo l'arma primaria che avevo prima, quindi se avevo la classe con l'M4 prendo l'HDR, metto la pistola in mano e raccolgo l'M4, quindi mi ritrovo sia con l'M4 che con l'HDR in questo caso, quindi ho sia M4 che cecchino e sono proprio al top. Comunque questa qua è la classe con lo sniper, con l'HDR. Al momento è la classe sniper che uso di più in assoluto, e anche silenziato, quindi ti dà una sicurezza incredibile perché ti permette di poter sparare alla gente per molto più tempo prima che si accorgano della tua presenza o comunque che riescano a spottarti. Tra HDR e AX50
50 c'è una differenza data dalla velocità, l'HDR è molto più lento, però a parer mio è più preciso. Mi sembra anche che faccia più danno, però non riesco a capirlo, cioè le statistiche sono un po' strane, non rendono secondo me giustizia quella che è poi l'arma in game. L'HDR a parer mio lo trovo più preciso e anche più letale, mentre l'X50 è più rapido, però mi fa molte più hitmarker. Ad ogni modo, questa è la classe con l'HDR, quella che uso più spesso, mentre questa è quella con la X50. Diciamo che la utilizzo quando voglio essere un po' più dinamico con lo sniper, però ultimamente sto utilizzando di più l'HDR. Questi sono gli accessori. Qua nella classe HDR ho messo come letale una Claymore, perché comunque la utilizzo in una fase del game in cui magari sto un po' più fermo, quindi avere una mira da piazzare magari per guardarmi le spalle non fa mai male, visto che la gente su questo gioco arriva silenziosamente senza farsi sentire, i passi non si sentono, quindi un aiuto veramente molto molto valido. E per il resto non ci sono altre classi, tranne questa qua che è una classe sperimentale, l'unica classe in cui ho risposta eccessiva. E ci tengo a dire una cosa, e siccome molto spesso la gente mi dice: ma Velox, ma perché non usi risposta eccessiva e non ti prendi l'arma primaria più lo sniper subito nella classe, così non devi chiamare il doppio approvvigionamento? La risposta è semplicissima, perché preferisco utilizzare fantasma e prendere appunto l'arma successivamente. Perché dico questo? Perché secondo me fantasma è più importante di avere la doppia arma dall'inizio, non so se mi spiego. Cioè avere il perk fantasma vale molto di più che avere subito la mitraglietta e il cecchino appena prendo la prima classe della partita. Non mi serve avere il cecchino subito, mentre avere fantasma mi serve dall'inizio, perché tutti utilizzano i UAV ed essere invisibile è un vantaggio incredibile. Comprare la classe, ok, la seconda classe durante la partita equivale a comprare il perk fantasma. Cioè io, spendendo quei soldi che spendo per comprare la seconda cassa di armi, sto praticamente comprando il perk fantasma, semplicemente, che secondo me li vale tutti quei soldi là. Quindi questo è il motivo per cui non utilizzo mai risposta eccessiva. Qua ce l'ho in questa classe qua, ma in realtà non la uso praticamente mai. È una classe sperimentale, ecco, c'è una mitraglietta con cui si può pushare particolarmente. Vi faccio vedere gli accessori dell'HDR sono gli stessi che avete visto prima, quindi non cambia. E ripeto, è una classe sperimentale, quindi provatela se volete, ma non è una cosa su cui ci metto la mano sul fuoco, ecco. Detto ciò, ragazzi, io spero che abbiate apprezzato questo video. Provate queste classi, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi invito a lasciare un bel like. Noi ci becchiamo alla prossima. Qui da Velox è tutto, vi mando un abbraccio e ci becchiamo in live, come sempre, questa sera verso le 21:30. Passate a salutarmi che giochiamo un po' a Warzone. Bella boys!